Buongiorno a tutti e benvenuti, benvenuti, complimenti per avere dato fiducia alla persona che vi ha inviato questo link. Vi condurrò in un viaggio di una ventina di minuti in cui andremo a verificare, a sviluppare, a capire un progetto. I vostri amici hanno pensato a voi perché? Perché siete delle persone speciali e ritengono che voi abbiate tutte le caratteristiche per poter valutare un qualcosa di innovativo, un qualcosa che a me personalmente sta cambiando la vita. Chi sono io? Mi chiamo Claudio Alborghetti e 8 anni fa ho avuto il piacere di conoscere questo progetto imprenditoriale del quale mi sono immediatamente innamorato. Io vengo dal settore della finanza, ho fatto per 20 anni il promotore finanziario e a un certo punto della mia vita ho capito che stavo cercando altro, quel mondo non mi rappresentava più. Volevo trovare qualcosa che mi permettesse di poter tornare a essere felice, a essere propositivo, a poter incontrare persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di fare bene. E questo è successo esattamente, come vi dicevo, nell'agosto del 2011, 8 anni fa, in un incontro molto casuale. Ero nella sala d'aspetto di un medico, qui in provincia di Bergamo, e un ragazzo si avvicina a me e mi dice: ho un progetto, mi piacerebbe fartelo conoscere. Io ho detto: sono aperto a valutare qualcosa anche perché sto veramente cercando un qualcosa di particolare. E è stato subito un amore a prima vista. Perché? Perché ho riconosciuto in questa situazione un qualcosa di eccezionale, un qualcosa di grandioso. Quello di poter avviare un'attività economica. In che modo? Potendo aiutare le persone a risparmiare e potendo aiutare le attività commerciali titolari d'azienda ad avere dei vantaggi economici. Io vengo da anche la mia famiglia, viene dal settore commerciale, quindi era una modalità per poter portare un qualcosa di bello alle persone che ogni mattina si alzano una saracinesca e so quali sono i sacrifici che un titolare d'azienda può fare e fa quotidianamente per mandare avanti la propria attività. Da dove partiamo? Vorrei fare con voi un'analisi del mondo del lavoro, quindi quali sono i settori che producono reddito a livello mondiale. Da dove partirei? Mi farei aiutare da una slide che ha realizzato Robert Kiyosaki, un multimilionario americano, un imprenditore che ha fatto delle grosse fortune nel settore immobiliare. E questa persona cos'è che ha fatto? Ha suddiviso il mondo del lavoro in 4 quadranti. Il quadrante dei lavoratori dipendenti, il quadrante dei lavoratori autonomi. E queste due figure cos'è che fanno? Entrambe scambiano tempo per soldi, quindi a fronte di un tempo lavorato ricevo un vantaggio economico. Molti di noi probabilmente si riconoscono in queste due categorie. Tenete presente che il 5% della ricchezza mondiale è generato da lavoratori autonomi e dipendenti. Quindi, e il 95% delle persone appartengono a questi due quadranti, i quadranti di sinistra appunto. Di contro ci sono dall'altra parte i quadranti degli imprenditori titolari d'azienda e degli investitori. I titolari d'azienda chi sono? Sono persone che hanno investito del tempo a costruire una situazione, un'organizzazione che permette loro poi di poter liberare del tempo per poter vivere quelle che sono le loro situazioni, quello che vogliono veramente. E poi ci sono gli investitori che una piccolissima parte, circa un 3% della popolazione, che fa lavorare i soldi, quindi hanno già capitali e mettono a frutto i loro capitali al fine di creare reddito, creare ricchezza. L'obiettivo, quello che ho visto io 8 anni fa, qual era? Era la possibilità, da lavoratore autonomo qual ero, vedendo questo progetto, è stata quella di poter trasformarmi in un titolare di sistema. E il progetto che andremo a valutare in questa sessione ci spiegherà appunto
questa possibilità. Poter essere ancora un dipendente o ancora un lavoratore autonomo che dedica del tempo, magari anche part-time, inizialmente part-time per qualcuno, come nel mio caso, nel caso di tanti altri miei colleghi, quello di poter investire e fare in modo che questa attività diventasse la propria attività principale. Quindi, vediamo insieme di che cosa andiamo a parlare. L'obiettivo qual è? È quello di pensare a che cosa? Ai consumi quotidiani che ognuno di noi fa ogni giorno. Molto probabilmente ieri hai speso qualcosa, hai comprato qualcosa, molto probabilmente oggi comprerai qualcosa e anche se non comprassi fisicamente, il metano e la luce a casa stanno continuamente generando energia, quindi paghi una bolletta. E questo cosa significa? Molto probabilmente che anche domani acquisterai qualcosa. Sei d'accordo? Ecco, immaginate di poter trarre vantaggio sui consumi quotidiani di propri personali e quelli di tantissime altre persone. Questa è stata la visione che 8 anni fa ha mosso me e tante altre persone a me vicine ad abbracciare questo progetto. Il mio refrain era consumi quotidiani delle masse in tutto il mondo. È stata la frase che ha permesso a me e alla mia organizzazione di poter crescere in modo esponenziale attraverso un lavoro importante, un lavoro di team, un lavoro di gruppo e attraverso una visione che è stata condivisa con decine di migliaia di persone. Quindi, come vi ripeto, volumi d'acquisti sui consumi quotidiani. Scusate, bevo un po' d'acqua, ok? Grazie. Risparmiare denaro, aiutare le famiglie a risparmiare sui loro acquisti quotidiani. Questo per me era già, e lo è ancora, il motivo principale che mi fa alzare al mattino con la voglia di essere utile, aiutare le attività commerciali a ricevere clientela. Quindi il connubio di questi due obiettivi è stata la benzina che ha permesso alla mia organizzazione di sviluppare in modo importante questa situazione. Facciamo una considerazione adesso su quello che potrebbe essere uno stipendio medio italiano. Calcolando 1.500-1.550 euro di stipendio netto, tolte le spese primarie che potrebbero essere il mutuo per la casa, le necessità di base, l'alimentazione, il trasporto e quant'altro, il tempo libero, e va a finire che su 1.550 euro la possibilità di risparmio è veramente limitata, stiamo intorno ai 100 euro. Quindi, nel momento in cui ho dei progetti, voglio fare in modo che la mia vita abbia degli sviluppi importanti, con entrate di questo genere, capite bene che la possibilità di creare qualcosa di importante diventa relativa. E quindi ecco che entra in scena MyWord, l'azienda di cui andiamo a parlare. MyWord è una shopping community internazionale con sede a Londra. Nella foto vediamo il fondatore Uber Friedel, azienda nata nel 2003, oggi presente in 47 paesi del mondo con più di 1.500 dipendenti, più di 130.000 imprese convenzionate nei 47 paesi, più di 400.000 punti di accettazione. Cosa sono i punti di accettazione? Sono i punti dove un cliente può trarre vantaggio sui propri acquisti personali. E la comunità d'acquisto conta ad oggi più di 13 milioni di clienti, 13 milioni di shopper che quotidianamente traggono vantaggio dai loro acquisti quotidiani. La situazione è molto semplice da spiegare. Ci sono tre figure che entrano in gioco in questo modello di business. Ci sono i clienti, ognuno di noi, che
ogni qualvolta fa un acquisto personale, riceve del cashback, denaro di ritorno, attraverso una carta fedeltà che viene regalata dai vostri amici oppure attraverso una app scaricabile sia da Apple Store che da Google Play. Ogni volta che da cliente faccio un acquisto ricevo un vantaggio economico. L'app è completamente gratuita, come l'iscrizione è completamente gratuita. Ok? Facciamo un esempio. Nel momento in cui dovessimo fare un acquisto, che potrebbe essere anche un acquisto online, mettiamo di fare un acquisto su Booking. Faccio il login, vado sul sito di Booking, prenoto la mia vacanza, la mia stanza. Nel momento in cui porto a termine il pagamento, cosa succede? Ricevo del denaro di ritorno. Una percentuale della spesa che ho fatto viene restituita, mi viene bonificata sul mio conto corrente bancario personale. Oppure un'altra modalità è quella dell'utilizzo degli voucher. Sono dei buoni elettronici spendibili nelle aziende commerciali aderenti, nelle grosse GDO, che ricevono come mezzo di pagamento il buono elettronico. In questo caso, anche qui in modo molto semplice e molto comodo, posso ricevere un vantaggio economico. Tenete presente anche che all'interno della nostra, nel nostro mondo MyWorld ci sono anche due fondazioni, una è la Child and Family Foundation e l'altra è la Greenfinity Foundation, e ogni volta che ognuno di noi fa un acquisto personale, una piccolissima parte viene indirizzata a favore di queste due fondazioni. L'altra grande possibilità è quella di venire incontro alle esigenze di chi? Dei piccoli e medi titolari d'azienda, di attività, titolari di attività commerciali, perché attraverso un programma di fidelizzazione clienti possiamo portare dei vantaggi importantissimi ai commercianti. In che modo? Aiutando loro ad aumentare il loro fatturato, ottenendo nuova clientela, clientela del circuito che sceglie di acquistare nella loro attività perché sa di avere dei vantaggi economici. L'obiettivo di premiare i clienti fidelizzati, in che modo? Garantendo dei vantaggi unici e che motivano i clienti a tornare molto più frequentemente. Oppure la possibilità di poter competere a livello di marketing con i gruppi più grandi attraverso, come dicevo, il nostro piano fedeltà. Tra l'altro, immaginate per un titolare d'azienda quanto sarebbe importante poter trarre vantaggio anche quando i propri clienti acquistano fuori dalla propria azienda. Questa è una rivoluzione, era uno dei fattori, anche questo, che mi aveva fatto innamorare di questo progetto. Ok? In che modo possiamo valutare questa situazione? Vi faccio un esempio pratico. Immaginate che ognuno di voi conosce un po' il marketing, la pubblicità classica, e quindi sappiamo che per poter fare pubblicità un'azienda normalmente cosa fa? Paga una pubblicità a monte e poi si affida un po' alla sorte, diciamo. Perché? Perché non ha il polso puntuale della situazione. Paga una fee, paga un contratto pubblicitario che dovrebbe, si spera, portare un vantaggio economico. E questa è la pubblicità classica per come l'abbiamo sempre conosciuta. Nel nostro caso andiamo a ribaltare questo concetto. Perché? Perché le attività commerciali pagano la pubblicità solo dopo aver incassato. Quindi, se non ci sono proventi, se non ci sono entrate economiche, l'attività commerciale non deve pagare nulla. E questo ribalta il concetto di marketing. Quindi pensare a una pubblicità che si paga solo su contratti andati a buon fine è quello che ha permesso alla nostra rete commerciale di avere centinaia di migliaia di attività commerciali all'interno del circuito. Lo sviluppo della nostra azienda di MyWorld ha degli obiettivi ambiziosi. Il nostro obiettivo è che entro il 2030 avremo 1 miliardo di utenti che utilizzeranno la nostra card. 1 miliardo è un numero importante,
ma vi ricordo che altri competitor o altre situazioni di mercato di successo, senza fare nomi, hanno raggiunto miliardi di clienti nel giro di pochissimi anni. Grazie a che cosa? Grazie al passaparola, grazie alla possibilità di beneficiare di un qualcosa che è tangibile e riconoscibile da tutti. L'altra grande opportunità è quella di poter trarre vantaggio da che cosa? Da partnership internazionali che la nostra azienda MyWorld stipula a monte, e noi possiamo avere vantaggi anche su persone che non conosciamo attraverso dei progetti che approfondirete con le persone che vi hanno invitato a valutare questo link. Abbiamo anche questa facoltà di poter usufruire in modo in termini di entrate economiche anche da situazioni internazionali. Abbiamo visto la terza, adesso andiamo a vedere, abbiamo visto la parte dei clienti, la parte aziendale, e ora andiamo a vedere quella che è la figura degli sviluppatori, dei Lyconet marketer. Io sono un Lyconet marketer, quindi un cliente che ha deciso che, oltre ad avere i propri vantaggi derivanti dagli acquisti personali, ha riconosciuto in questo progetto un'opportunità professionale, e l'ha sposata e la porta avanti quotidianamente. Quindi lo sviluppatore è un Lyconet marketer. Come si diventa Lyconet marketer e in che modalità? Innanzitutto si sperimenta l'acquisto, quindi si sperimenta il circuito, poi si fa il passaparola. Quante volte avete condiviso con i vostri amici un'esperienza d'acquisto positiva? Siete stati in vacanza nel tal posto, tornate e dite: sono andato lì, se hai occasione vai anche tu, perché è una cosa, mi sono trovato molto bene. E questo passaparola è una delle prime modalità per portare avanti l'attività. E poi possiamo costruire in modo professionale una rete commerciale che è composta da clienti, titolari d'azienda e altri Lyconet marketer. Vediamo ora come si crea lo shopping network. Ok? Un secondo, eccolo qua, shopping network. Facciamo una considerazione sul mercato all'interno del quale noi operiamo. Stiamo parlando del mercato della vendita diretta, un mercato che cuba a livello mondiale più di 190 miliardi di euro nel 2018. Quindi un'azienda che sviluppa fatturati molto molto importanti, un mondo che sviluppa fatturati importanti. Immaginate che l'industria del cinema, Hollywood, e il cinema in tutto il mondo sviluppa 88 miliardi di euro, oppure l'industria del gaming sviluppa 76 miliardi di euro, oppure l'industria della musica, che è un'industria fiorente, sviluppa 15 miliardi di euro. Quindi il mondo di cui vi sto parlando è un mondo che, in termini di rappresentatività economica, molto molto grande, molto molto grande, ok? Quindi, come vi dicevo, come costruisco il mio shopping network? Diventando un Lyconet marketer e iniziando a comunicare con le persone, con i titolari d'azienda, e favorendo una moltiplicazione di questo processo. Ovviamente siamo, per ricevere dei compensi economici, abbiamo una carriera che si sviluppa tenendo conto di che cosa? Dei volumi d'affari che la nostra organizzazione commerciale, la nostra shopping community personale, riesce a sviluppare mese dopo mese. Immaginate di essere i rappresentanti, tra virgolette, di migliaia di attività commerciali che ci ringraziano, vi ringraziano, ti ringraziano, nel momento in cui i clienti della tua organizzazione vanno ad acquistare presso di loro.
La pubblicità viene pagata in questo modo. Le attività commerciali pagano pubblicità a chi? A chi gli fa arrivare i clienti, che è la cosa più normale, più logica e più intelligente che si possa immaginare. Come vi dicevo, la carriera è funzionale ai numeri, ai volumi d'affari che andiamo a generare insieme. Di che cosa ho bisogno se dovessi paragonare un'attività commerciale classica rispetto a questa di cui ti sto parlando? Se dovessi aprire anche una semplice attività commerciale, avresti bisogno di strutture? Avresti bisogno di infrastrutture tecniche, siti web, app? Avresti bisogno di strumenti di marketing professionale o di una formazione adeguata o di dipendenti? E chi ha dei dipendenti sa di cosa sto parlando, sa di quanto sia delicato questo tasto, di quanto sia importante avere dei collaboratori validi e di quanto sia difficile trovarli, formarli e mantenerli vicino a noi. Un'attività tradizionale, siete concordi con me che potrebbe in partenza costare, facciamo una cifra, circa 40.000 euro. Quindi devo investire un capitale iniziale, devo avere un progetto interessante, devo avere tutta una serie di situazioni per poter partire a fare che cosa? Ad alzare la mia sera cinesca. Quello è il mondo delle attività tradizionali. Come si può aderire al mondo Lyconet My World? Attraverso un'adesione gratuita. L'adesione a Lyconet è gratuita. Ok? Possiamo iniziare un'attività commerciale, un'attività che ci può produrre vantaggi importanti in modo assolutamente gratuito. Ci sono anche persone che decidono di utilizzare il Loyalty Program Reseller, che è un pacchetto che l'azienda mette a disposizione, un pacchetto attraverso il quale abbiamo la possibilità di poter iscrivere clienti nella nostra organizzazione anche a livello internazionale, quindi abbiamo una serie di strumenti in più. Questo pacchetto ha un valore di 299 euro, una tantum, e abbiamo anche la possibilità di utilizzare il Marketing Plus. È un servizio che dà accesso a un webinar world, un webinar in lingue diverse, quindi immaginatela avere la possibilità di poter inviare dei link a chi, a persone che conoscete in giro per il mondo, nella lingua che loro conoscono, senza dovervi spostare, senza dover affrontare costi di trasferimento, piuttosto che di serate e quant'altro, e quindi questo diventa un grande strumento, un grande aiuto che oggi possiamo offrire a chi si avvicina al nostro mondo, attraverso contenuti orientati anche al target group, con registrazioni semplici di clienti e di possibili sviluppatori. All'interno del Marketing Plus c'è anche un M-voucher del valore di 50 euro per poter fare delle campagne pubblicitarie, delle campagne di marketing per sostenere e incrementare la vostra shopping community. Abbiamo, come vi dicevo prima, anche la possibilità di trarre vantaggio attraverso myworld.com, che è il nostro marketplace di acquisti fatti sulla nostra piattaforma internet, quindi il nostro marketplace di gruppo. Anche questo è un grande, grande aiuto nel sostenere la nostra attività commerciale. Quindi, se abbiamo riconosciuto, se hai riconosciuto in questa possibilità un qualcosa di interessante, se la tua pancia, il tuo cuore, la tua testa insieme ti stanno dicendo: ma il mio amico, quello che mi ha inviato il link, che ha pensato a me, mi sta dando questa possibilità, quella di iniziare a sviluppare in modo professionale con un'azienda di caratura mondiale un business infinito. In che modo? L'abbiamo visto prima, attraverso la sottoscrizione del Loyalty Program Reseller e del Marketing Plus. C'è anche una cosa molto molto bella che non ti ho ancora detto, che se dovessi decidere entro la fine di questo video di partire insieme a noi, il prezzo
che dovrebbe essere di 398 euro, sarà di 99 euro per la sottoscrizione del Marketing Plus. Il Loyalty Program Reseller ti verrà regalato da MyWord. Ok, quindi questo è un grande vantaggio. Perché? Perché noi stiamo cercando persone motivate, persone veloci. Veloci a fare che cosa? Veloci a scegliere, perché il nostro è un business in grande espansione, e con delle velocità importanti, e anche chi collaborerà con noi dovrà avere queste caratteristiche. La velocità nella scelta diventa qualcosa di eccezionale. L'invito che vi faccio è quello di registrarvi ora sul sito. Non perdete questa opportunità e sappiate che al costo di un caffè o poco più al giorno potete aprire un'attività commerciale che può cambiarvi realmente la vita. Può cambiarvi la vita, ve lo posso garantire, perché la mia esperienza personale e quella di tantissimi altri miei collaboratori possono testimoniare questa situazione. Quindi complimenti per essere giunti fino alla fine del video e l'invito è quello di risentire in tempi brevi le persone che vi hanno mandato questo link. Ringraziatele perché vi hanno fatto un grande regalo. Sta a voi capire se può essere colto o meno. Vi saluto tutti caramente e grazie a tutti. Complimenti, buona serata e buona giornata. Grazie.